Benvenuto a Lello Gurrado, che è un graditissimo nostro ospite. Si verrebbe da chiedere perché è ospite al Toccati. Allora, io ho trovato almeno quattro buoni motivi. Il primo è che lo scrittore ha avuto modo di leggere Fulci. Io ne ho trovato, dicevo, almeno quattro buoni motivi. Il primo è perché un bravissimo scrittore, chi ha avuto a leggere gli altri libri, ma io dico soprattutto questo Fulmine, non può che essere d'accordo. E perché con lui continua la collaborazione tra noi e la sua casa editrice, che è la Marcos & Marcos. È una collaborazione che ci trova uniti non solo nella voglia di presentare autori, ma proprio anche in una certa filosofia di considerare cosa sono i libri, cosa sono questi tipi di incontro, ed è una collaborazione con la quale non vogliamo rinunciare e spero che sia Claudia che Marco concordino con me con questa cosa. La seconda, l'ho scoperta solo pochi giorni fa, quando ormai lui era certo che veniva qua, è che nei 10 libri preferiti da Lello c'è I ragazzi della Via Pal, che l'anno scorso è stato il filo conduttore del festival, compresa una lettura integrale fatta dai lettori, una maratona di lettura, ma vari cose, c'è stata una mostra sui 100 anni, sugli originali di Via Pal, c'era l'ospite in Ungheria, quindi è stato un po' il nostro filo conduttore di tutto il festival, quindi a maggior ragione aveva diritto di cittadinanza. Non lo sapevo neanch'io, ma appunto a maggior ragione oggi ha il diritto di cittadinanza a essere qui a pieno titolo, e quindi è ancora un'ulteriore cosa che ci unisce. La terza, perché a Lello piace giocare con le parole, ma soprattutto con le trame. Chi ha letto Sessione in libreria, Invertendo l'ordine dei fattori, e lo stesso Fulmine lo sa, non di Fulmine parleremo tra un po', e dunque diciamo che è una forma di gioco anche questa, che ha pieno diritto di cittadinanza in un festival come il Toccati. Poi dice, vabbè, c'è l'Ungheria, c'è il romanzo, c'è quant'altro, ma cosa ci azzecca con il Messico? Apparentemente nulla, visto che è una storia che va dal Puglia al Veneto, però in realtà si può benissimo leggere, adesso magari questa è la prima domanda, mi contraddici, hai piena libertà, è una specie di romanzo on the road, e quindi anche questo è un po' messicano, dove ci sono gli eroi che si ribellano, dove ci sono i cattivi che vogliono imporre la loro legge a tutti i costi, dove sostanzialmente anche c'è una storia di immigrazione, di lavoro nero e quant'altro, che anche questa è molto, molto messicata, legata alla terra in questo modo, in modo particolare, e quindi in qualche modo, voglio dire, sì, forse è forzato, però c'è un legame con quanto stiamo facendo e su quale stiamo ragionando in questi giorni. Poi c'è il nome, che è Fulmine, un nome decisamente Tex-Mex a questo punto, ma dopo ci spiegherà come è nato questa cosa. Però la prima domanda appunto che ti faccio è questa: ti ritrovi un po' in questa lettura, ecco, un po' di questo romanzo on the road, soprattutto questo che volevo chiederti. Innanzitutto grazie di essere intervenute, sono molto contento di essere qui. E rispondo a questa domanda, sì, è un romanzo on the road, è un romanzo che parla di integrazione, che parla di miscuglio di etnie, di razze, con tutti i loro problemi, problemi che ci sono, problemi di incomprensioni, problemi di difficile integrazione. E è una storia, non è una storia vera, però è una storia verosimile. In tutto il romanzo non c'è nulla di veramente accaduto, ma a mio parere è una cosa che secondo me è sotterranea, c'è nel nostro paese. È la storia di un ragazzo che nasce povero, nasce in un paese neppure identificato dalla Puglia, perché non c'è bisogno di dargli un nome, uno dei tanti del Salento, tra la provincia di Brindisi e quella di Lecce, e che va in cerca di fortuna. Cerca di fortuna perché nella sua terra i modi per guadagnare qualche euro sono soltanto due: raccogliere le olive a novembre e raccogliere i pomodori d'estate. Tutto questo con tutto ciò che comporta, cosa bisogna sottostare per farlo, quindi le leggi del caporalato, le leggi dello schiavismo, diciamo pure le parole per quello che sono. Quindi questo ragazzo che è senza padre va al nord in cerca di fortuna e si accorge invece che
la fortuna è difficile da conquistare, che non è un viaggio semplice. Nel suo viaggio on the road, come diceva lui, incontra, vede proprio la difficoltà che tuttora, a mio parere, questa è la cosa che maggiormente mi preoccupa, ancora sono nel nostro paese. Non è vero che siamo aperti, che abbiamo le braccia aperte. Io sono di Bari, io sono arrivato a Milano negli anni 50 però. E allora però era un'altra situazione, c'era la Milano col cuore in mano, col cuore in mano, che ti accoglieva, magari ti sfotteva, ti diceva Terrone, tu però dicevo mamma mi ha detto Terrone, e tu digli Polentone, allora andavamo pari, finiva lì. Adesso invece mi sembra che ci sia più rancore, più difficoltà per chi voglia integrarsi. Non soltanto ovviamente per i meridionali, ma anche quelli che vengono dall'estero, per gli albanesi, per quelli di colore. Quindi ho voluto raccontare questa storia, che secondo me è uno specchio reale, cioè non deformato, ma purtroppo deformante di quella che è la nostra realtà. La realtà di oggi, a mio parere, non è ottimistica, non è felice, e deve invece farci pensare. Quindi questo libro è un invito a pensare, a vedere un attimo cosa possiamo fare per migliorare questa nostra società. È un libro che ha avuto una genesi particolare, perché non hai avuto solo un editor, come succede spesso, che in questo caso era Claudia Tarolo della Marcos & Marcos, ma tanti e soprattutto giovani, perché questo libro, non nella sua prima stesura, ma prima che uscisse questa cosa qua, è stato vivisezionata, possiamo dire così, da un gruppo di studenti di un liceo di Piacenza, dalle quali però sia il romanzo che tu sei uscito comunque vivo, quindi insomma vuol dire non è stata proprio un'esperienza terribile. No, è stata un'esperienza bellissima. Io ho fatto la prima stesura di questo romanzo un anno fa circa, l'abbiamo portato in lettura a un gruppo di ragazzi del quarto liceo scientifico e terzo liceo classico delle Melchiorre Gioia di Piacenza. L'hanno letto, dopo 20 giorni ci siamo incontrati e mi hanno fatto le pulci. Mi hanno detto questo va bene, questo va male, questo sì, questo no, questo no. Devo dire che dei suggerimenti che mi hanno dato, alcuni di un paio ne ho tenuto conto. Per esempio, c'è questo ragazzo, questo Fulmine, che lascia la famiglia e parte verso il nord in cerca di fortuna, come ho detto, e praticamente a quel momento io dimentico la sua famiglia, sua madre, sua nonna, che vivevano con lui. I ragazzi me l'hanno fatto notare. Dice, guardate che non è possibile che questo vada via e si dimentichi addirittura della famiglia. Soprattutto in una società come quella odierna, con i cellulari, con tutto, il contatto c'è. Per quanto uno possa avere dei motivi giusti per allontanarsi dalla famiglia, ma non c'è questo distacco. Infatti avevano ragione e io ho rimediato regalando al momento della partenza un cellulare alla madre e al figlio, cioè, tenetemi in contatto, ce l'ho già i numeri in memoria. Questo per dire, ma la cosa che più mi ha fatto piacere è che questi ragazzi l'hanno praticamente adottato questo Fulmine, l'hanno visto come uno di loro, perché è un coetaneo, è un loro coetaneo. La storia si sviluppa dalla nascita fino ai 20 anni di questo ragazzo. E ho visto che loro l'hanno proprio colto, l'hanno fatto diventare un loro compagno di scuola, uno di loro. Per me è stato un motivo di grande soddisfazione, sono stato molto contento. Poi la cosa che voglio dire, scusa, Fulmine non è un soprannome, è proprio il suo nome. Lui si chiama Fulmine, è stato battezzato Fulmine, questa è una delle particolarità, perché ci pensa ha un soprannome. Mentre dico questo mi viene in mente un altro appunto che mi ha fatto sempre un ragazzo durante questo incontro, che a un certo punto si parlava del titolo e uno di questi mi ha alzato la mano in fondo e mi ha detto ma senta, se io non so niente di questo libro e vado in libreria e dicono è uscito Fulmine, penso a un cavallo. Questo ci ha mandato molto in crisi, la Claudia e l'editore, e deve stare mica vero. E poi abbiamo pensato a qualche altro titolo, qui ci fosse sempre il nome Fulmine, tipo lo chiameremo Fulmine, ma era peggio ancora, perché lo chiamano Fulmine il cavallo, cioè, alla fine abbiamo chiamato Fulmine. Però l'osservazione era acuta, era vera, perché uno dice Fulmine, quelli della mia età pensano a Furia, cavallo del West, altri pensano al cavallo di Pecosville, invece questo Fulmine è proprio il nome di questo ragazzo che aveva una madre folle che l'ha chiamato in quel modo. Dopo magari ci leggi la genesi appunto reale del nome. Tra le recensioni che ho letto in vista di questo nostro incontro, ce n'è una che dice peccato non essere più a scuola, Fulmine sarebbe un libro da proporre agli alunni perché ci ricorda di una funzione civile che scuola e cultura devono avere. Viene ovviamente fuori la figura del professor Santa Maria, che è una figura
importante per Fulmine, ma per tutto quanto, diciamo, la vicenda del romanzo, mi sembra qualcosa di molto lusinghiero. Anche in questo ha influito il tuo confrontarti con gli studenti, oppure no? Sì, io sono molto contento perché, a parte questo liceo, un liceo di Roma, questa professoressa, questo libro è stato presentato nelle scuole, e parecchie scuole delle medie inferiori e delle medie superiori l'hanno dato, parecchi insegnanti, l'hanno dato come lettura per l'estate. Adesso le scuole sono appena state riaperte da poco, ma ho già in programma alcuni incontri con questi studenti per parlare di questo libro. Ed è una cosa, secondo me, fondamentale, perché parlare con i giovani, esprimere le proprie idee, cercare di confrontarsi con loro è la cosa più bella che ci possa essere, per quanto mi riguarda. Quindi il fatto che nelle prossime settimane incontrerò questi ragazzi per parlare del mio libro mi dà molta gioia, molta soddisfazione. La scelta narrativa che hai fatto, tu hai detto non è un romanzo vero, ma è verosimile, ma in più hai usato una scelta narrativa molto particolare, quella dell'autore che in qualche modo trascrive una storia scritta da altri, una storia orale in questo caso, perché c'è una signora, una bellissima donna, come ci ricordi ogni volta che parla, che gli racconta quanto è successo a Fulmine e tutte quante le cose attorno. Ecco, il discorso della narrazione orale, della scelta che ci sia qualcun altro che racconti allo scrittore e lo porti dentro alla storia, ti è capitato a te oppure hai detto è stata una cosa che hai pensato quasi a freddo? No, considerando che lui per 40 anni, come ci parlavamo, ha fatto giornalista, quindi ci è capitato di incontrare delle storie. Sì, ho fatto giornalista per 40 anni, questo era dei quotidiani soprattutto, ma non è quello. In realtà quello di farsi raccontare la storia ad un personaggio terzo è un piccolo trucco, un marchingegno che adoperano molti scrittori. Cioè, tanto per andare lontano, per Promessi Sposi, Alessandro Manzoni ha finto di trovare un manoscritto e come lui tanti altri, quindi è proprio un trucco, è una tecnica, è una scappatoia per raccontare delle storie, non facendole cadere dall'alto prima persona, ma fingendo che sia uno a raccontarle. Però, come ripeto, è tutta un'invenzione. Era un modo perché mi serviva anche per alternare un po' la cronologia, perché questa storia parte da quando lui nasce fino avanti, fino a quando evolve la storia, e mi sembrava così anche abbastanza monotono, cioè da seguire potrebbe essere noioso una storia che segue il profilo cronologico e basta, quindi l'ho interrotto con un racconto di una terza persona che racconta a uno scrittore queste cose. Ripeto, un piccolo marchingegno che non ho io l'esclusiva di questo, altri molto più bravi di me l'hanno fatto prima. Probabilmente è anche un omaggio a una tradizione. Sì, certo, certo. Non c'è dubbio. Sì, i manoscritti ritrovati sono fonte proprio di ispirazione, di scuse per lo scrittore. Parlavi prima della figura della mamma e della nonna di Fulmine, due figure, diciamo, non dico marginali, ma diciamo non centrali nella storia. Anche questo però io l'ho vista come un po' un omaggio a una certa società matriarcale o anche al ruolo delle donne che spesso sono diciamo in seconda fila, però si fanno carico del mondo tutti i giorni. È anche questo un omaggio che hai voluto fare? Sì, sì, è una scelta coraggiosa, perché come ho detto prima, Fulmine non ha un padre, per cui tutto il peso l'ha avuto la madre e la nonna. Ma se volete, io lo faccio volentieri, vi leggo, se riesco a tirarmi fuori gli occhiali di qua, dal colletto. Ah, ecco, perché ho troppe robe da so. Vi leggo come nasce Fulmine. Un temporale così da quelle parti non si era mai visto, una vera e propria tempesta. La pioggia scendeva a secchiate, l'acqua era pesante e la visibilità praticamente nulla. Guidare era un'impresa, faticava anche il tergicristallo che respingeva a fatica la pioggia ansimando. Il traffico, in quella zona solitamente ordinato, di colpo diventò frenetico, trasformandosi in una bolgia. Insulti, frenati, clacson schiacciati con isterico furore, un rumore infernale, una paura diffusa. La donna al volante sudava, il viso in avanti, quasi a toccare il vetro,
aveva rinunciato a tenere il fazzoletto fuori dal finestrino. Finché l'aveva fatto, nessuno si era sognato di spostarsi per fare la strada. Era stato soltanto un inutile e doloroso contorsionismo. «Manca molto?» chiese una voce alle sue spalle. Ci siamo», mentì. La donna al volante si passò una mano sulla fronte per deteggerla dal sudore e strizzò ancora di più gli occhi, cercando di penetrare il buio che aveva trasformato le 7 di sera in notte fonda. Intorno alla macchina tutto era antracite. La strada, gli alberi, le case, persino la pioggia era nera e malvagia. Cercò con lo sguardo la grande Magnolia. Niente ancora. «Manca molto? Ci siamo, ci siamo!» Domenica non era mai stata tanto preoccupata, mai così stanca e nervosa. Le tremavano le mani, aveva il cuore in gola e tanta voglia di piangere. Ma non poteva, non in quel momento. Si fece forza, inspirò a fondo e cominciò a pregare. Pregò che la pioggia cessasse, che la vecchia auto non la tradisse fermandosi di colpo, come aveva già fatto altre volte in passato, che Cosima tenesse duro, che quella benedetta, maledetta Magnolia le comparisse finalmente davanti. Pregò. Pregò in silenzio, pregò imprecando. Ed eccola finalmente. Alta, imponente e maestosa, la Magnolia le apparve di colpo davanti agli occhi al centro della rotonda. Domenica ringraziò il Dio, ormai era fatta. Sarebbe stato sufficiente entrare nella rotonda, uscire alla prima svolta e dopo 70 metri sarebbe arrivata all'ospedale. «Ci siamo, Cosima!» Il volto teso della donna si addolcì in una specie di sorriso, ma fu il sollievo di un misero istante, perché stava ancora cercando nello specchietto retrovisore il volto della figlia seduta dietro di lei, nel sedile posteriore, quando nella sua testa esplose un boato. Chiuse istintivamente gli occhi, li riaprì un secondo dopo, in tempo per scorgere una luce bianca e azzurra che infilzava il tronco della Magnolia sulla cima. Non aveva mai visto un fulmine così da vicino e ne restò paralizzata, trovando soltanto la presenza di spirito per schiacciare il pedale del freno e inchiodare l'auto a pochi centimetri da quella che la precedeva. Le tremavano anche le gambe adesso. Il cuore sembrava un tamburo, sudava freddo. Le mani aggrappate al volante avevano le nocche bianche. Le orecchie erano tappate. Deglutì per liberarle e quando furono libere udì un flebile vagito. Si voltò di scatto e vide il suo visino sporco. «Lo chiameremo fulmine», disse sorridendo Cosima, ma il nome fu più appropriato. È nato mentre cadeva un fulmine e ha avuto anche la sventura di avere una madre folle che l'ha chiamato in quel modo. Allora, mi sono domandato a questo punto, può avere un'esistenza normale un bimbo che nasce in quelle condizioni? La risposta è no, infatti questa storia non è la storia di un bambino, di una persona normale, ma di un eroe dei nostri tempi. Questo è proprio un libro per chi è affamato di eroi, forse per quello è anche piaciuto molto ai ragazzi delle scuole, oltre che per una questione generazionale, ma proprio perché potevano trovare quello che magari nella società, quel punto di riferimento che spesso nella società non si trova. Però in effetti Fulmine si ribella al lavoro nero, alle morti bianche, è comunque nelle pagine che seguono un Don Chisciotte lucido e sognatore, anche se spesso magari tutte le scelte che fa non sono quelle giuste, ovviamente, come capita. È un personaggio che ha determinate letture, determinate, diciamo, background politico-etico, fatto di Nelson Mandela, di Martin Luther King e qualcosa, però sembra più una persona che si ispira più a Che Guevara o al subcomandante Marcos da questo punto di vista, forse anche per quello che ci piace. No, c'è una differenza sostanziale, secondo me, perché Fulmine è un ribelle e non è un rivoluzionario, e le cose sono molto differenti. Cioè il ribelle è quello che sa che ci sono delle regole e vorrebbe che tutti le rispettassero. Se si accorge che qualcuno non le rispetta, lui si incazza, cioè non gli va bene. Il rivoluzionario invece è quello che non accetta le regole, vorrebbe scaraventarle e buttarle giù, e non avere più le regole. Quindi in questo caso c'è una piccola differenza. Lui è un ribelle nel senso che vorrebbe che tutti rispettassero le regole esistenti che lui stesso rispetta. Quando questo non succede, cosa fa un ragazzo di 18 anni, esuberante, grintoso come lui? Solitamente è facile che facciano delle cose scriteriate, fuori di testa. Invece questo è il messaggio che lancia anche questo libro, che vorrei che fosse colto.
grazie agli insegnamenti del professore di lettere che l'ha seguito, che è il suo mentore. Io, come vi ho detto, lui non ha un padre, ma ha questa guida letteraria, anche spirituale, se vogliamo, anche se è laico. E questo è la sua guida, praticamente. Gli insegna che ci sono dei modi di reagire che sono di una violenza pacifica. Com'è possibile che una violenza sia pacifica? È possibile. Infatti gli dimostra in alcune situazioni che si può ribellare con grande violenza, nel senso facendo molto rumore, senza fare violenza vera e propria. Mi spiego con un esempio così ci capiamo meglio. Quando succede un episodio, posso raccontarlo quello delle... sì, no, quello dei fasciati. A un certo punto quattro ragazzi di colore vengono malmenati senza motivo, grazie a me solo perché sono di colore. E ingessate le gambe, le braccia, insomma, sono messi male. Allora Fulmine, che è diventato un leader, un personaggio di riferimento nel paese dove si è trasferito, reagisce a questo, anzi gli viene chiesto di guidare lui stesso una reazione. E la reazione a questo punto non è quella di scendere in piazza, fracassare le vetrine, rovesciare i cassonetti, come purtroppo vediamo che si fa spesso, ma una reazione diversa, quella che ho definito prima, di una violenza pacifica. Allora il professore ne parlano insieme, dice, ma cosa vuol dire una violenza pacifica? Allora questi ragazzi sono stati picchiati e sono tutti quattro ingessati. Allora il giorno dopo in paese compaiono tutti fasciati, chi ha la testa, chi ha il braccio, chi ha la gamba, chi fascia il cane, chi fascia... Tutti quanti fanno questa protesta silenziosa, senza dire nulla, vanno tutti ugualmente a lavorare come niente fosse, quello che guida l'autobus col braccio fasciato, tutti lavorano. Il giorno dopo, peggio ancora, fasciano anche i monumenti, fasciano le panchine, fasciano i semafori, e questa reazione è violenta perché è efficace, perché colpisce, ma allo stesso tempo è pacifica perché non succede nulla. Quindi questo è anche il grande insegnamento che vuole dare questo libro. C'è modo e modo di reagire. Il modo più sbagliato è quello di rompere le vetrine, e incendiare i cassonetti e rovesciare le macchine. Un altro capitolo che ho trovato quello più forse emozionante, a parte il finale che però non svegliamo, non si può dire non svegliamo, è quello che è il capitolo che tu hai chiamato dei guardoni. Quando dopo un determinato evento una compagnia cosmopolita è sicuramente solidale, si unisce a Fulmine seduto su una panchina che guarda la fabbrica, diciamo, il nemico, ecco, diciamo così, genericamente il nemico. E questa folla aumenta, e tutti quanti semplicemente si fermano a guardare questo nemico. Sembra quasi che proprio il più feroce atto d'accusa che si potesse fare in quel momento, semplicemente guardare senza dire niente. Forse perché guardare è il contrario dell'indifferenza e quindi vuol dire io ci sono in qualche modo, io prendo questa cosa qua. È questo che volevi dire? È questo che volevo dire. Quando ho detto prima la violenza pacifica, tenevo proprio questo. Ci sono vari modi di ribellarsi a un'ingiustizia, e tra questi modi diversi dobbiamo scegliere quelli più efficaci, perché quelli sono sicuramente di grande efficacia, ma al tempo stesso più civili. Anche se in questo caso reagisce. Poi ci sono delle reazioni. Hai ragione. Che cos'è stato? Come l'hanno visto magari a questo punto anche i ragazzi che ti hanno vivisezionato, come dicevamo prima, questo romanzo, un romanzo di formazione, un romanzo di accusa, di denuncia, di cronaca, una cronaca, appunto, una denuncia o una presa d'atto che oggi ci sono nonostante tutto le nuove schiavitù. Come l'hanno visto loro e come l'hai pensato tu? No, diciamo che sono riuscito a trasmettere quello che volevo. Io volevo fare un romanzo di denuncia, come ho detto prima, e i ragazzi che l'hanno letto finora, e sono parecchi finora, hanno colto proprio questo, la denuncia che c'è in questo libro. Perché qui non a caso c'è la copertina con la raccolta dei pomodori. La raccolta dei pomodori ancora adesso in certe zone del sud è una forma di schiavismo, una forma di schiavismo di cui dovremmo vergognarci tutti quanti, perché fanno delle cose terrificanti. Se uno appena sgarra rischia la pelle proprio, perché arrivano i caporali che proprio risfasciano la testa, non soltanto le gambe come nel mio racconto, ma proprio uccidono. E poi se tu vuoi lavorare devi, se hai un'amica,
da portare, da mettere nel letto del capo, è più facile che ti dia un lavoro. Se non hai l'amica è più difficile trovare lavoro. La paga è ridicola, cioè è schiavismo puro, dormono in mezzo agli scarafaggi, ai topi, per terra. Queste sono cose purtroppo di oggi, del giorno d'oggi. Sono queste le cose che ho voluto dire. Infatti non a caso non ho dato neanche un nome a questo paese della Puglia, perché è uno come tanti, è un simbolo. E anche questa copertina è un simbolo, perché questa è una statua, e questo qui è il Ganimede del Canova. Lo so perché me l'hanno detto dopo che l'hanno pubblicata, ma mica l'ho riconosciuto. È stato scelto proprio per quello, perché per non mettere una persona, un ragazzo, una fotografia, è stato messo un'immagine che sia significativa, emblematica, è una parola che odio dire emblematica, ma qui ci sta bene, proprio perché siamo tutti un po' fulmine, cioè in questa stato ci si può identificare. Però una curiosità, Fulmine ha in camera i poster di Michael Jordan e Martin Luther King, legge la capanna dello zio Tom e gli scritti di Nelson Mandela. Allora diciamo che per un ragazzo nato negli anni 80, Michael Jordan e Mandela ci stanno a pieno, la capanna e Martin Luther King sembra quasi più una cosa della nostra generazione. Non so dove vuoi portarmi, mascalzone. No, questo libro contiene due sorprese finali. E io però non me le voglio dire. È vero che generazionalmente sono più vicini a noi, come i ragazzi della Via Pala che dicevi prima. Se lo diciamo ai nostri figli, i ragazzi della Via Pala, forse non sanno neanche cosa sia. E per noi sì, però è una questione generazionale, che però si perpetua. Perché quello che per noi era il mito, non so, era Pelé, adesso è diventato Balotelli, è cambiato proprio tutto una generazione, però rimangono certi poster. I poster sono, esatto, sono come i nostri tempi. Esatto. Sì. Invece una cosa che possiamo dire è che il libro si chiude con una bellissima metafora sui pomodori da mettere al sole. Qui mi pare che escono fuori anche se tu dici appunto sono andato via quando ero dalla mia terra, quando ero piccolo, però mi pare che lì le radici vengano fuori, le tue radici. E su questo finale possiamo dirlo, dei pomodori possiamo parlarne. No, volevo dire, lo dicevo prima anche alla signora, che io sono arrivato a Milano quando avevo 7 anni, cioè ho fatto soltanto la prima elementare a Bari, ho fatto tutti i miei studi, tutta la mia carriera professionale, il giornalismo, 40 anni di giornalismo, lo faccio tutti a Milano. E adesso sono un paesino vicino a Milano, a Cernusco sul Naviglio, ma mi sento proprio milanese. Però ho notato che con l'andare degli anni, non so perché, non so per cosa, probabilmente viene naturale, sento di più le radici di quanto le sentissi quando avevo 20 anni. Cioè adesso per me andare in Puglia sento degli odori, delle sensazioni, l'aria, il cibo, il mare. Cioè, mi sento più legato adesso di quanto lo fossi qualche anno fa. Non so se è una cosa normale, naturale, ma mi sento... è un sintomo di vecchiaia, invecchio, si intenerisce il cuore, dice penso alle radici com'ero, e così. Questa cosa dei pomodori è questa donna che racconta, c'è una donna che racconta questa, io ve lo leggo, faccio prima. Il libro comincia così. Era l'ultimo giorno di una breve vacanza, mi sentivo di nuovo in forma, rigenerato dal sole e dal mare della Puglia, il fisico aveva ritrovato il giusto tono. La mente si era alleggerita dai pesi accumulati durante un anno complicato. I giorni erano volati e mi dispiaceva dover ripartire, ma era inevitabile. L'unico modo per conservare il più a lungo possibile il ricordo di quella terra era portare via qualche prodotto per rinnovare il legame anche quando fossi tornato in città. Mi feci consigliare una masseria dove acquistarli. L'albergatore che mi aveva ospitato per 15 giorni non soltanto mi diede l'indirizzo giusto, mi creda, è la masseria che ha i prodotti migliori della regione, non c'è il minimo dubbio su questo, ma preannunciò anche il mio arrivo con una telefonata. È uno scrittore, mi raccomando, trattalo bene, disse la proprietaria. E in effetti venne trattato benissimo.
Non appena ebbi parcheggiato la mia auto nel cortile, mi venne incontro una bellissima donna che mi accompagnò nelle cantine, mi fece assaggiare il suo olio delizioso, sgocciolandone qualche perla dorata su una fetta di pane caldo appena uscito dal forno, mi offrì una noce di pecorino, vediamo che altro, una fetta di salame, enormi olive dolci e succose come non avevo assaggiate mai, e chissà quante altre prelibatezze mi avrebbe fatto gustare se non l'avessi fermata. «Basta, pietà», le dissi sorridendo. Sorrise anche lei, ma prima di arrendersi aggiunse: «Però un po' di vino sì». Accettai volentieri. Mi fece sedere in un angolo del patio, dove si godeva di una insperata frescura, e bevemmo un rosato delizioso. Erano circa le 11 del mattino. La calura stava diventando feroce e quel bicchiere ghiacciato era proprio quello che ci voleva. Mandai giù il vino d'un fiato, posai il bicchiere e stavo cercando una bella frase con la quale ringraziare la proprietaria della masseria al momento del congedo, quando venne anticipato dalla sua iniziativa. «So che lei è uno scrittore, se non ha eccessiva fretta, vorrei raccontarle una storia, le piacerebbe ascoltarla, poi potrà farne l'uso che crede». Fui felice di dirle di sì, mi sembrava il modo migliore per cambiare la sua cortesia, ma lo feci anche per un interesse personale. Uno scrittore è sempre alla ricerca di spunti per i suoi romanzi e io, rigenerato dalla vacanza, ne stavo appunto cercando uno per scrivere un nuovo libro. «Mi segua, per favore», mi disse la donna dopo aver incassato il mio sì. Mi fece strada verso il terrazzo, dove vicino a un muretto, alto poco più di mezzo metro, c'erano due enormi ceste di vimini piene di pomodori. «Devo metterle a essiccare», mi spiegò, indicandomi con un gesto della mano. «È un lavoro che faccio sempre io, personalmente. Se non le dispiace, le racconterò la storia mentre le sistemo sul muretto». Incurvò la schiena, tolse un pomodoro dal cesto per metterlo al sole e mentre compiva quello che mi diede immediatamente l'idea di essere un rituale, incominciò a raccontare. Quello che leggerete in questo libro non è altro che la fedele trasposizione del suo racconto. Non è vero, come vi ho detto prima, ma ci sta proprio, letteralmente ci sta. Ho immaginato che questa donna, appunto pugliese, mi raccontasse la storia di Fulmine. E quindi ogni tanto nel racconto di Fulmine c'è un'interruzione con questa donna che a un certo punto si commuove, interrompe il racconto, offre dell'altro vino, altre cose. Ci sono le due storie che corrono parallele. E in questo c'è molto di vero quello che ho appena detto, perché in effetti uno scrittore, quando è alla ricerca di una trama per un romanzo, io sono il mio 12° romanzo, il problema è sempre quello, trovare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. Allora si guarda in giro, si va di qua, si va di là, si parla con gente sconosciuta, con gente conosciuta, con pareti, tutto, perché si cerca una storia. Avere la fortuna, come in questo caso, di trovare una bellissima donna in una masseria che mentre mette i pomodori a essiccare ti racconta una storia, è purtroppo un sogno, sarebbe bello fosse vero. Ovviamente sia per la bellissima donna che per la storia, no, ma in realtà per la storia più che per la bellissima donna. Fulmine è uno che si affida spesso ai libri, alle cose che ha letto, nelle sue scelte, diciamo, di più importanti. Sembra questo qua, dal punto di vista, parliamo tra giallisti, di una sorta di anti-Pepe Carvaio, che invece i libri li bruciava perché non avevano nulla da insegnargli. Dietro a questo deve esserci una passione di Lello Gurrado per i libri. Ci sono dei libri che ti hanno influenzato? Abbiamo parlato di I ragazzi da Via Pal, appunto, anche questo è un bel romanzo, diciamo, di ribellione e di eroismo. Ecco, ci sono degli altri autori o dei libri che hanno influenzato, ti hanno portato a fare la scelta dello scrittore? Sì, credo che tutti abbiamo dei punti di riferimento dei libri. Io poi cambiano ogni libro, ogni stagione dell'uomo, del lettore ha un suo gusto. Ragazzi della Via Palla è il libro dei miei 15 anni. Poi diciamo che io ho amato moltissimo uno scrittore non a tutti molto conosciuto, è Joseph Heller. Joseph Heller è l'autore di Comma 22, fa parte di quella generazione americana di Kurt Vonnegut, di quelli post Hemingway, appena dopo Hemingway, e un libro meraviglioso è, se vi capita leggetelo, È successo qualcosa, in cui in realtà non succede nulla, ma lui racconta questa sua vita con la moglie, i figli. Joseph Heller, Comma 22 anche scritto, quello è stato un punto molto, molto importante per me, perché il suo modo di scrivere e di raccontare mi ha affascinato. Per quanto riguarda gli italiani, indubbiamente Italo Calvino, questo non ho dubbi. Italo Calvino, che a mio parere è inarrivabile, almeno da parte mia è inarrivabile,
poi quelli che ho citato l'altro giorno, Cent'anni di solitudine, è anche stato molto importante. E poi, come vi ho detto, dato che ogni stagione ha cioè, i propri gusti, ultimamente sarà per l'età, ho amato moltissimo la versione di Barney, dove parla di un vecchio rincoglionito che beve, che fa un riassunto della sua vita. Però un libro, lo dico qui davanti a tutte donne, un libro secondo me molto maschile. Infatti piace molto agli uomini, piace molto agli uomini e poco alle donne, perché un po' misogino lo è, un po' così, però è un libro bellissimo. E poi tanti altri, proprio. Poi si va di moda, cioè, ho cominciato a leggere Camilleri, dopo 5, 6, 7 mi sembrava tutto uguale, ho piantato lì, ma ci sono tanti autori, diciamo che quelli proprio di formazione, cioè da ragazzi da via palle, più grande Joseph Heller, è successo qualcosa, è Coma 22, poi García Márquez, Città di solitudine, Calvino sempre, e poi chissà quanti altri ne dimentico, La storia della Morante, un libro che mi ha segnato molto, è stato bellissimo, e poi chissà quanti altri. In quanto il tuo mestiere di giornalista ha influenzato nello specifico questa scrittura, perché penso che ti sia capitato di incontrare vicende di cronaca pesanti come queste, appunto sì, è una domanda abbastanza con una risposta scontata. Ecco, quanto è uscito il giornalista e quanto invece lo scrittore, appunto, che ha una bella produzione alle spalle. Sì, io ho un modo di scrivere che ormai non cambio più, non cambierò mai più, che risente dei miei 40 anni di giornalismo. Io vado sull'essenziale, infatti delle accuse che ricevo spesso è di scrivere libri troppo piccoli, troppo brevi. Io il librone di 500-600 pagine non sarei capace proprio di scriverlo. Io non amo fare le descrizioni delle nuvole, del paesaggio, dei boschi, così proprio non sono capace, non riesco a farli. E questo deriva proprio dai miei 40 anni di giornalismo, in cui dovevi raccontare una tragedia, un fatto, una vicenda in 20 righe, dovevi farlo in 20 righe. Per farlo in 20 righe dovevi dire l'essenziale, raccontare i fatti e basta. Ecco, di questo i miei libri risentono, perché io mi sforzo di fare in modo che in ogni capitolo ci sia qualcosa di importante da leggere. E invece in tante letture, con un numero di pagine sostanzioso, 400, 500, 450, vedi che tante volte c'è il capitolo di respiro, per prendere fiato. Secondo me è un modo di dire che abbiamo noi del giornalismo, è come allungare il brodo. Io non sono capace di allungare il brodo, cerco di andare sempre sull'essenziale. Non è detto che sia un pregio, è una caratteristica, perché, ripeto, per molti è un difetto, perché dovrei scrivere un po' più lungo, ma non sono capace. Hai mai incontrato un fulmine nella tua carriera o quant'altro? Oppure, appunto, visto che non l'hai mai incontrato e sono solo la risposta, hai detto, beh, me lo invento io. No, me lo sono inventato io. Cioè, ho conosciuto molti ribelli, però senza una valenza positiva come quella che ha Fulmine. Io per anni mi sono occupato, quando lavoravo al Corriere, e soprattutto la domenica del Corriere, negli anni 70-80, dei problemi della droga. Sono stato uno dei primissimi per andare a San Patrignano, dove c'era Muccioli, la comunità di San Patrignano. Ho scritto anche un libro su quello, Gli Sdrogati si chiama, l'esperienza dei ragazzi che sono lì. E in quell'ambito, in quelle comunità, in quella lotta alla droga, ci sono molti ribelli, come dicevo prima, molti fulmini, ma molti che potrebbero avere quelle caratteristiche se avessero una fedeltà migliore. Dei grandi ribelli, cioè che non sopportano nulla, che non gli va bene niente, che vorrebbero rovesciare il mondo, cambiare tutto. Però questo è ovviamente un frutto letterario, per cui le cose migliori ce l'ho messo in questo ragazzo, che nella vita di è praticamente impossibile che non abbia tutte queste qualità. Speriamo di avervi incuriosito, ma ovviamente le mie capacità di fare domande arrivano a un certo punto, e probabilmente voi le avete migliori delle mie, sia su questo libro che su altri libri che ha scritto Lello, ad esempio L'assassino in libreria, che io ho trovato un divertimento assolutamente straordinario, perché
alcuni dei protagonisti li ho conosciuti di persona che sono tutti giallisti e quindi magari so altre cose. A voi, vi prego, non teniamo il silenzio perché sennò... No, perché... Prego. No, tutti ridono, è simpatico. Va bene, l'importante è che, no, è vero, l'importante è che dicono. Allora finiamo con la citazione appunto di Assassino in libreria. Come ti è nata l'idea di questo libro qua e soprattutto che reazioni hai avuto dai tuoi colleghi scrittori che si sono trovati improvvisamente protagonisti, loro malgrado, di una storia a tinte gialle? Beh, spieghiamo prima di cosa si tratta allora. Sì. Assassino in libreria racconta una vicenda, ovviamente tutto immaginario inventata. A Milano c'era una libreria, una famosa libreria del giallo, tenuta da Tecla Dozio, personaggio reale, tuttora vivo e vegeto. Tecla Dozio aveva questa libreria, che era un punto di riferimento per tutti i giallisti, autori di gialli e appassionati di gialli. Era praticamente un salotto, la sera diceva, andiamo a bere l'aperitivo dalla Tecla, ci si vedeva tutti. Era un punto di riferimento, si va lì, si beveva un bicchiere di bianco, due chiacchiere, qualcuno faceva leggere, aveva ambizione di fare lo scrittore, glieli faceva leggere, era molto, molto gentile, molto, ed era una mia cara amica, dico era non perché sia morta, perché non è più a Milano, ho dovuto chiudere la libreria. E allora ogni tanto le faceva delle feste, ogni occasione era buona, cioè i 10 anni della libreria, il compleanno di Camilleri, il compleanno di Maigret, il 100° romanzo di Simenon, tutte robe così. Ogni occasione era buona per fare una festa, per stare tutti insieme, una cosa conviviale. Allora io ho immaginato che durante una di queste feste, per il 10° anno della libreria, il 20° anno, non è importante, lei venisse assassinata mentre erano in festa con tutti gli scrittori amici suoi che si chiamano Camilleri, Lucarelli, Pinkes, cioè tutti quelli veri e anche stranieri, perché l'ha frequentata anche dai giallisti stranieri, Jeffrey Deaver, la Vargas, tutti così. Allora ho immaginato che lei bevesse del cianuro e stesa lì. Allora la sfida era proprio quella. Voi giallisti, che sono anni che ci tormentate con i vostri misteri, tutto, ci tenete in sospeso fino all'ultimo, non sappiamo chi è l'assassino. Adesso risolvetelo voi il caso, siete capaci di capire che ha ucciso la vostra amica Tecla? E questo è il divertimento. Camilleri prende in mano la situazione, lui tira quel grande vecchio, fa l'accordata, poi c'è una polemica tra gli italiani e gli stranieri, gli italiani dicono ma voi non sapete indagare, noi sì, insomma, è stato un vero divertimento. Tutto questo l'ho fatto senza dire nulla, né a Tecla Dozio né agli autori, ma solo a cose fatte. Allora sono andato da Tecla e ho detto, Tecla, ho scritto questa roba qui, dovresti leggere. No, non ho tempo, no dai, guarda, leggi le prime 3 righe e vedrai che ti appassioni. Tanto che le prime 3 righe sono... Ha tenuto il scritto, l'ha più mollato, ci siamo divertiti molto. Sono protagonisti tanti scrittori, molti di questi li conoscevo, altri no. E devo dire che la reazione è stata, da un certo punto di vista, entusiastica. Ah, grazie per avermi messo nel libro, sono onorato. Altri invece in silenzio, probabilmente quelli che non hanno detto niente sono un po' incazzati, non volevano, perché ne escono, insomma, non benissimo, perché poi il giallo viene risolto da uno, da nessuno di loro, viene risolto da un'altra persona. Poi l'assassino, il nome dell'assassino c'è sin dalla prima pagina, e anche questo è il contrario con quello che fanno i giallisti, di solito ti tengono in sospeso, te lo dicono all'ultima, invece qui l'ho detto alla prima. Insomma è un po' una presa in giro, un po' un'ironia, una presa di distanza dei gialli. Questo perché l'ho fatto, soprattutto per la simpatia per Tecla, perché mi divertivo a farlo, ma anche perché c'era troppi gialli, c'era un'inflazione, cioè appena privi col telecomando a giri vedi sempre gialli, c'è CSI, c'è Criminal Mind, c'erano gli italiani, c'è l'ispettore sciupa femmine, c'è l'ispettore triste, c'è il cane poliziotto, c'è di tutto. Tu hai detto basta, allora li ho presi un po' in giro, per dire non si vive solo di gialli. Di sì, anch'io sono ribelle, in quella sono ribelle. Se non ci sono altre vostre domande, curiosità o quant'altro, io
vi ringrazio della partecipazione, ovviamente ringrazio Lello per la sua venuta a Verona, per i suoi libri e soprattutto per questo fulmine che, non perché è qua, ma davvero io l'ho letto in una serata, perché la scrittura è scorrevole, come le raccontava lui, forse perché appunto parliamo la stessa lingua giornalistica, quindi mi veniva anche più facile, ma anche perché poi merita per il finale. Un finale così bello e commovente, era a tempo che non lo leggevo. E quindi vi invito a leggerlo e insomma, se dopo volete parlarne con Lello, credo, speriamo ci sia un'altra occasione. Intanto grazie ancora a tutti quanti voi, grazie ovviamente.